Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa Occhi okay, e giornali di oggi, martedì 16 febbraio 2021 sul canale 17 di Fano TV. Allora, cominciamo dal santo del giorno, oggi è Santa Giuliana, salutiamo coloro che si chiamano Giuliana per l'appunto, è eh, una santa eh, del, mh, della campagna. Il sole sorgerà tra pochi minuti alle 7.09, tramonterà alle 17.41. Come sempre dal bollettino della Protezione Civile delle Marche diamo uno sguardo anche al tempo per oggi. Avremo cielo sereno poco nuvoloso con qualche addensamento a ridosso dei rilievi. Le temperature sono in aumento nei valori massimi. Domani mercoledì 17 ancora cielo parzialmente nuvoloso con temperature in aumento, mentre per giovedì 18 febbraio ancora giornata più o meno simile a quella di questi giorni, con temperature in ulteriore aumento nei valori massimi. Come sempre, attenzione alle foschie o ai banchi di nebbia nei fondovalle durante le ore più fredde della giornata. Tempo stabile anche comunque nel fine settimana. Allora, andiamo a vedere adesso i giornali, chiusure e paure si tratta, titolo d'apertura del Corriere Adriatico di eh, Pesaro, la stima degli epidemiologi, saremo in zona gialla, ma il report dei tecnici parla di situazione problematica. Ancona e nove comuni della provincia sopra la soglia di rischio, confronto serrato con l'IS, cioè l'Istituto Superiore di Sanità, e oggi arriverà il verdetto, soprattutto sulle microzone, le, 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 persone, le aree più colpite come abbiamo visto anche ieri sono Ancona e la provincia dietro i segreti del miracolo VL dalla Serie A2 alla Coppa Italia e sotto villetta bifamiliare avvolta dalle fiamme casa semidistrutta vandali colpiscono l'ambito sociale rilevate le impronte auto in seconda fila viene controllato e risulta un latitante il Carlino di Pesaro vaccini agli anziani sale la protesta prenotazioni nessuna risposta ancora per i non autosufficienti le famiglie dicono ci sentiamo abbandonati la svolta della nuova scuola, tanti progetti per nido e infanzia e ragioneremo anche sui licei, parla Leonardo, Leonardo Alessi, presidente del Consiglio di amministrazione. Poi la notizia che eh, a centro pagina tutti uniti per il San Benedetto, eh, unanimità in Consiglio a Pesaro per la rinascita dell'ex ospedale e la Regione offre 6 milioni di euro. Le condizioni sono buone, ma eh, la febbre è insistente. L'ex governatore Luca Ceriscioli è stato ricoverato al San Salvatore. Uno psicologo invece in chirurgia, così risolleviamo i malati operati, parla il primario. Eh, Banca Marche si poteva salvare, sì, poteva salvarsi e tornare inutile in tre anni. Mentre un imprenditore di Davuglia, la moglie, non accetta di essere tradita e lui la maltratta. Fiammata dal camino a Fano. Un giovane padre ustionato, con lui il figlio di 5 anni in leso. A Monte Ciccardo invece paure e danni, furioso incendio in una villa evacuata, una famiglia. Lo psicologo dicevamo anche in chirurgia, adesso i pazienti ne hanno bisogno. Il primario Alberto Patriti spiega le novità del servizio che è iniziato da poco nel reparto da lui diretto. Di solito queste cose si usano negli hospice per aiutare la gente a morire, a noi invece serve per farla vivere. Mentre l'ex governatore era risultato positivo pochi giorni fa, la febbre non gli passa, ricoverato al San Salvatore. Lui è entrato in reparto. Insomma, scherzando eh, ho fatto una battuta sugli antibiotici poi mi hanno dato tutto, meno che gli antibiotici cerca insomma di smorzare le preoccupazioni l'ex eh, presidente, mentre eh, su questa notizia anche il Corriere Adriatico Ceriscioli è ricoverato in medicina al San Salvatore ehm, eh, a una settimana esatta dall'esito del tampone molecolare a cui era stato sottoposto e che aveva dato esito positivo, il professor Ceriscioli ha subito, ha subito un aggravamento delle sue condizioni di salute per Ragioni precauzionali è stato accompagnato al presidio pesarese di Marche Nord. Rischio varianti, titolo ancora dal Corriere Adriatico: Marche aggrappate al giallo, chiusa la settimana monitorata per il prossimo report. Contagi in lieve calo: l'RT dovrebbe restare sotto l'1. La provincia di Ancona fattura da sola metà dei nuovi casi positivi. Focolaio in Val Musone e anche nell'entroterra. 10 eh, scusa. Scusate, dici lockdown e scoppia la rissa tra virologi? Questa è una pagina che ho selezionato per voi questa mattina dal resto del Carlino, edizione del Quotidiano Nazionale, perché si parla dei eh, virologi che, dopo l'uscita di cui abbiamo parlato anche ieri di Walter Ricciati, 62 anni, consulente del ministro Speranza, ha spaccato di fatto il mondo eh, scientifico, soprattutto adesso scoppia la rissa tra i virologi: eh, l'ipotesi di chiudere tutto, di spacca il mondo scientifico, di Ricciardi guida chiaramente coloro che vogliono la linea dura, mentre Bassetti da Genova invece dice no, Bassetti che è il direttore della clinica delle malattie infettive del San Martino di Genova dice chiudere e chiedere quindi anche un lockdown generale è una misura barbara, senza razionale scientifico, le soluzioni sono invece per Bassetti Lockdown mirati e addirittura provinciale. Abbiamo la Sardegna, per esempio la Val d'Aosta quasi bianche, e le trattiamo alla pari dell'Umbria, dice per me non è corretto. Mentre sulla stessa linea c'è anche Maria Rita eh, Gismondo, che è direttrice del laboratorio di microbiologia del Sacco di Milano. Un lockdown dice se vero oggi se certamente potrebbe portare dei benefici in termini di prevenzione della circolazione delle varianti, sarebbe però un disastro dal punto di vista psicologico, sociale, nonché economico. E, mentre Roberto Burioni eh, è dell'idea che il problema non si risolve con le chiusure eh, mirate, servono solo questo a guadagnare tempo, il problema si risolve invece con il eh, vaccino. E che cosa fanno invece in Giappone, nel resto del mondo? I giapponesi che. Eh, sono fantastici da questo punto di vista. Um, hanno un senso di responsabilità invidiabile. E allora andiamo a vedere sempre il resto del carino. A pagina 8, il titolo Morti e contagi, Giappone mai in emergenza. Il segreto, un antivirus chiamato indovinate un po'. Mascherina. Il numero di malati dall'inizio della pandemia è come quello di un solo giorno negli Stati Uniti. Decisiva l'abitudine di coprirsi il viso. Per chi non rispetta le regole scatta la condanna sociale. Gli scienziati, il governo ha sbagliato tutto, i cittadini però da soli hanno rimediato. I giapponesi, qui guardate questa. Bella fotografia con questi abiti tradizionali kimono, eccezionali, molto belli. Allora, i giapponesi, dicevamo, sono abituati da secoli: il primo a farlo furono i minatori durante il periodo Edo, a indossare la mascherina per, per proteggersi l'un l'altro dalle influenze stagionali. E ben prima dell'epidemia bastava prendere un treno o un metro per vedere tantissime persone con il viso protetto da un dispositivo chirurgico. E quando è arrivato il COVID. Eh, il Covid ha trovato pane per i suoi denti, eh, scrive Luca Bolognini sul Carlino di questa mattina. Il governo qui dice ha sbagliato tutto perché eh, non hanno chiesto ai cittadini, ai giapponesi, di eh, mantenere il distanziamento sociale, quindi ha lasciato aperto i karaoke, eh, non ha messo nessun limite di passeggeri sui mezzi di trasporto, insomma, ha fatto finta quasi di nulla. Però i giapponesi che invece. Hanno in qualche modo eh, capito che qui la situazione non era un granché messa bene, allora hanno detto: No, noi continuiamo a mantenere le distanze, mettiamo soprattutto le mascherine. E così è successo, tra l'altro c'è una modella italiana che proprio qua sotto dice gli amici non si abbracciano qui in Giappone non c'è questa abitudine, infatti fanno l'inchino non si abbracciano e quindi le infezioni sono limitate, invece da noi le cose sono, vanno in modo diverso, comunque dicevamo di questo buonsenso, il buonsenso dei cittadini che ha fatto sì che il governo non fosse obbligato, come invece è successo da noi a introdurre multe salate per esempio per chi non si adegua, formalmente non si deve per forza indossare la mascherina però in Giappone tutti lo fanno, anche anche se il peggio che può capitare è quello di vedersi rifiutare una corsa in taxi, visto che gli autisti hanno ottenuto il diritto di lasciare a piedi chi gira a naso scoperto. Abbracciare un amico che si incontra per strada, ad esempio, è ritenuto inappropriato. Qui non c'è un'abitudine nel contatto fisico e questo può aver influito ovviamente a contenere il virus. E non è un caso che le vaccinazioni contro il, il coronavirus in Giappone. Per il personale medico, cominceranno addirittura domani, mentre per gli anziani si parla come minimo di aprile. E mentre aspettano, i giapponesi si faranno quello che hanno sempre fatto: indossare la mascherina, ma soprattutto indossarla correttamente. Si tratta sulle misure: una notte in bianco, altro che giallo e rosso, il titolo del Corriere, la, le valutazioni dei tecnici, situazione problematica, urge un confronto. Inviato il in rapporto all'Istituto Superiore di Sanità, gli uffici al telefono con Roma fino a tarda sera, dunque sapremo oggi. Oggi, se ci saranno queste microzone arancione, intanto Sassoferrato, Sirolo e Castelfidardo sono a rischio lockdown, a torrette e all'irrica pressione al massimo per ricoveri e pazienti. L'RT, invece, c'è un'intervista interessante anche oggi, come sempre, con al dottor Marco Pompili, che è il direttore dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale del, delle Marche che eh, spiega l'RT ancora è sotto controllo, con la cabina di regia dell'IS eh, monitoriamo il caso Ancona, eh, dunque l'andamento eh, è anzi in leggera flessione, meno 0,05, vabbè sono tutti numeri che a noi dicono poco, ma l'importante è che sia sotto controllo, però c'è il bollettino di ieri che parla invece di più pazienti in terapia intensiva. Eh, Quattro vittime, il totale dei pazienti è sceso però a 620. Loreto invece, Loreto. È chiusa per Covid, eh, giusto così, i rischi dice il sindaco eh, sono, sono alti, i parchi eh, vietati, domani stop alle scuole. Scelta nostra, forse andava fatta prima questa scelta, dice il eh, primo cittadino. Viaggio nella città mariana, dove da oggi il sindaco ha disposto questo mini eh, lockdown. Il sindaco è Moreno Pieroni, questa è una bella immagine di eh, Loreto. In effetti. Io vado ogni settimana ma eh, devo dire eh, quando si arriva lì solitamente si era abituati a vedere tutta questa gente soprattutto in ogni, sì, in ogni giorno della settimana a vedere tutta questa desolazione e, insomma eh, mette tristezza i positivi sono 158 328 in quarantena l'appello di Pieroni il sindaco appunto chi è in isolamento dice eh, non esca di casa cambiamo argomento banca marche banca marche eh, si, poteva, si sarebbe salvata in tre anni l'Unione Consumatori chiama a testimoniare il professor Maccarone che svela c'erano soldi in cassa non era certo insolvente una vicenda, quella di Banca Marche che tanti hanno collocato ormai in soffitta tra i brutti ricordi ma non certamente i circa 15.000 azionisti pesaresi dell'istituto di credito che hanno perso salute e risparmi e le fondazioni compresa quella di Pesaro e Fano anche tanti milioni di euro Ogni appuntamento in tribunale ad Ancona riserva sempre colpi di scena. Questa volta eh, a parlare appunto è eh, Salvatore Maccarone, mh, che è tuttora al vertice di questo istituto. Banca d'Italia ed è stato chiamato a testimoniare su questa vicenda dall'avvocato Canafoglia e dice quando ho iniziato a formulare le mie domande, dice l'avvocato e sulla scorta delle risposte che sono state date da Maccarone, è calato il silenzio, il gelo praticamente all'interno dell'aula. Che cosa ha detto? Ha detto una cosa che insomma adesso fa, fa pensare che si poteva salvare, eh, tra queste ricordiamo oltre a Banca Marche c'era anche Barca di eh, Cari Ferrara e Carichietta. Insomma, Maurizio Gennari scrive eh, tutte queste cose sul, sulla pagina del resto del carino. Intanto a Camerano, dove c'è anche l'Ikea, dove eh, insomma, ci sono tanti centri importanti che richiamano molta, molta gente, arriva Amazon. Eh, e quindi con l'arrivo di Amazon c'è la, cioè la possibilità per decine di persone di trovare un nuovo posto di lavoro. Il colosso del commercio online annuncia l'apertura di un deposito di smistamento a Camerano, provincia di Ancona, operativo dalla prossima estate. Dunque la notizia di questo sbarco nella zona dell'Interporto di Iesi era trapelata prima delle elezioni regionali. A muoversi una società immobiliare che avrebbe contattato l'amministrazione comunale nei mesi scorsi, ma di concreto. Non ci sarebbe nulla. Ieri eh, il colosso del Commercio Online ha annunciato che un deposito di smistamento sarà aperto a Camerano, in provincia di Ancona. La nuova struttura, un magazzino esistente di 4.000 metri quadrati, di proprietà della Cantori Spa all'Aspio, parallelo a, alla Statale 16, sarà operativa dall'estate e servirà i clienti residenti ad Ancona e nelle aree circostanti. La struttura si trova in un luogo strategico, dice, eh, dicono, così possiamo. La consegna dei prodotti ai clienti marchigiani. Intanto, restando da quelle parti, il comune di Ancona ha deciso di cancellare la fiera di San Cirioco a causa della pandemia. Per il secondo anno consecutivo salta ancora l'appuntamento tanto atteso. Maltratta la moglie, torniamo a Pesaro, siamo ancora sul Carlino, la pagina di Pian del Bruscolo. Eh, maltratta la moglie per tenersi l'amante, chiesto il rinvio a giudizio di un imprenditore di 58 anni di Tavuglia che, la consorte cacciò di casa vi tornò facendosi largo con un'ascia, sarà il GUP a decidere il 30 marzo se mandarlo a processo per lesioni e violenze la pagina di fanno del Corriere i vandali che colpiscono eh, l'ufficio dell'ambito sociale nel quartiere di Sant'Orso, la polizia punta su ladri maldestri, forzata una porta, rovesciati i vasi ma regge l'ingresso blindato, l'assessore dice ci hanno preso ormai di mira l'episodio appunto a Sant'Orso durante la chiusura del fine settimana rilevate Impronte digitali. E poi sarà bonificato anche il sottopasso di eh, via Cairoli. L'assessore Brunori procede al, nella rimozione delle brutture della città. Firmata, scusate, fiammata dal camino, grave giovane padre, un 35enne residente a Torrette, ricoverato a Torrette di Fano ricoverato a Cesena per ustioni di secondo e terzo grado, con lui c'era il figlio di 5 anni che per fortuna è rimasto incolume. Voleva in qualche modo ravvivare la fiamma del camino che era stato acceso Insomma per festeggiare in modo romantico il San Valentino ed ora un papà fanese di 35 anni, versa in gravissime condizioni al centro Grandi Ustionati di Cesena, a raccontare l'accaduto alla giovane moglie eh, che era nell'altra stanza mentre nel salotto di casa eh, sua si consumava il dramma. È stato il figlio di 5 anni che ha assistito impotente alla scena ed è successo intorno alle 21.30 domenica. E, sulla pagina invece 15 del Carlino sempre da Fano, Marina dei Cesari ora bisogna trovare i soldi, con, concesso il concordato con eh, riserva dal Tribunale di Pesaro. Cazziol ha 60 giorni di tempo per dire come pagherà i debiti altrimenti sarà fallimento. Eh, nominato un commissario giudiziale, il pesarese Giuseppe eh, Guidi, sotto invece si chiude il carnevale digitale, ma almeno il pupo brucia davvero. Eh, si potrà assistere al rogo che avverrà eh, alle 21 in piazza, ma solo da remoto. Carlo Simoni reciterà la Divina eh, Commedia. E eh già perché tra tutto un po' non ci siamo neanche accorti di questo, di questo carnevale intanto Tiziana Petrelli ricorda giustamente che ehm, si potrà assistere allo show unicamente seguendo le 21 in diretta da, dal piazzale dei carri del carnevale su Fano TV e sui canali social dell'ente carnevalesca eh, questo appuntamento e, insomma ci parla anche di vetrine, vetrine organizzate dai commercianti, vetrine a tema dantesco, un auspicio per uscire dall'inferno della eh, pandemia. Tra l'altro ve lo voglio ricordare adesso: ehm, l'appuntamento di questa sera. Allora, avremo alle ore 21, l'ultima eh, appunto di carnevale, martedì grasso, con, e poi il primo canto dell'inferno, e poi alle 16. Eh, quindi il Circolo Bianchini con il Carnevale di Fano, una grande storia. Eh, L'ho seguito ed è molto interessante. Quindi alle 16 oggi, come è? Anche stasera, e anche, è anche questa sera dopo la, 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 il Rogo del Pupo, chiaramente, e poi alle 16 invece non andrà in onda per chi è abituato a fare ginnastica con noi, e sono tantissime le persone che fanno ginnastica con noi, oggi non andrà in onda l'appuntamento con la ginnastica, ma solo oggi. Poi sulla pagina di Fano il Corriere Adriatico, alloggi popolari, nuovo bando, ma resta solo la via telematica, accolte parzialmente le obiezioni del Movimento 5 Stelle, da oggi altri 30 giorni dunque per fare eh, domanda. I 5 Stelle dicono toppa peggiore del buco, per l'assessore Tinti già pervenute tutte le istanze. Intanto è morto lo storico oratore, eh, ristoratore Fiorenzo Santini, stroncato da una lunga malattia, aveva ceduto ad ottobre il ristorante in Fior. Eh, ieri c'è stata appunto, come scrive il giornale, grande commozione che ha suscitato in città eh, questa, eh, eh, anche un'altra morte, ecco, non solo quella di Fiorenzo Santini, questa per esempio non la sapevamo, Fiorenzo Santini che lascia la moglie Perla, che lo ha sempre aiutato anche nel suo lavoro, il figlio Cristoforo. Eh, il funerale si svolgerà domani alle 10 nella chiesa di San Cristoforo. Ecco poi invece addio anche alla moglie di Schiaroli, questo non lo sapevamo. Eh, ieri grande commozione ha suscitato in città la morte di Maida Bologna, moglie di Sergio Schiaroli, ex responsabile provinciale della Feder Consumatori, anche in questo caso il decesso è avvenuto dopo una lunga malattia, numerose detestazioni di affetto, pervenute alla famiglia, ovviamente ci uniamo anche eh, tutti noi di Fano TV. L'inferno tra futuro e passato, l'epilogo con il rogo del pupo. Il carnevale si chiude con l'ultimo spettacolo alle 21 in diretta su Fano TV e sui social. Poi l'altra pagina, invece, erano a zonzo, siamo di nuovo sul Carlino: erano a zonzo in giro, cioè dopo le 10 di sera, stangata, quattro ragazzi, controlli anche su negozi e ristoranti per San Valentino, multato un bar. Sono state monitorate in particolare le zone del Pincio di Fano, la Rocca, le piazze dei Pili, Costa e l'area del Pino Bar. Auguri a Terre Roveresche invece ad Algisa. Ad Algisa sono 100 anni, omaggio del sindaco la nonnina di Terre Roveresche che ha festeggiato appunto 100 anni. Poi invece è tornato a casa Mauro Andreini che si era ferito un mese fa in Sicilia. È un 58enne di Mondolfo, che era stato sottoposto ad un intervento chirurgico durante il ricovero e si era scoperto anche positivo al uh, Covid. Da Vallefoglia invece la notizia, la buona notizia, possiamo dire così, che a Monbaroccio le scuole sono senza positivi. Il secondo screening riapre le classi, effettuati oltre 150 tamponi eh, tra alunni e personale, solo un genitore asintomatico è stato eh, trovato eh, positivo. Poi bullismo e eh, ciberbullismo, interviene il magistrato Lilliu, iniziativa per i dirigenti promossa da eh, Laurana Baldi insieme all'Ateneo eh, Ducale. Questa mattina dalle 9 alle 13 nella sede pesarese dell'ufficio scolastico si svolgerà questo convegno indirizzato a tutti i dirigenti marchigiani sull'importanza del tema del bullismo e ciberbullismo, che sembra un tema che non appartiene a nessuno e che è campato in aria. Poi, quando qualcuno lo vive perché a casa ha qualche figlio che è tartassato eh, da compagni di scuola, eccetera, eccetera. Scoppia l'inferno e si, si, si piomba nel, nel buio più totale. Scoglio, eh, siamo a Urbino. Scoglie la tesi dei kiwi per tamponi. Questa è una notizia interessante perché? Perché? Eh, per chi gira un po' sulla rete, su internet, si sarà imbattuto sicuramente in quel video in cui eh, ci sono questi tre eh, dottori che, eh, con tanto appunto di camice, così come li vedete in questa fotografia, fanno eh, questo test con eh, il, i test rapidi. Eh, praticamente testano la frutta, kiwi e quant'altro, facendo vedere che spesso eh, poi danno risultati eh, positivi. Quindi, come dire, non è molto affidabile. Insomma, scoglie la tesi del Kiwi per tampone. L'imprenditore nel mirino di Giletti sulla 7, il ricercatore definito dai social stard tra i negazionisti, frase: sciocca. Non è l'arena: questa pandemia non c'è. L'articolo troverete la firma di Eugenio Gulini questa mattina sul Corriere Adriatico a pagina 18. Eh, mentre sul sul carino di Urbino, governo Draghi, ministri legati alla città, da Giovannini alla Morgese, senza dimenticare Bianchi, Messa e Cingolani, è lungo l'elenco delle figure che sono vicine alla Università di eh, Urbino. Il magnifico lettore Giorgio Calcagnini è collega di molte di queste figure di spicco che oggi sono al governo con Mario Draghi. Dalla Valmetauro invece Fossombrone chiesa dell'annunziata nel degrado eppure c'erano 240 mila euro. La minoranza chiede al sindaco che fine abbiano fatto i soldi eh, i fondi stanziati eh, sei anni fa. Mentre contromano in autostrada, fermati da una foratura, quattro romeni sanzionati dalla Polizia Stradale anche per le norme anti-Covid. Procedevano contro in autostrada e il caso ha voluto che forassero uno pneumatico prima che potessero provocare un incidente. Passano tre varianti al piano regolatore. A Mondolfo aiuto alle aziende, cresce l'area agricola, eh, delibera approvata all'unanimità, trasformazioni compensative. Plaude la CNA, ascoltato il mondo eh, produttivo. Un secondo atto prolunga la pista ciclabile di Piano Marina a carico dei ottizzanti di via 25 aprile. E poi ancora dai quotidiani, siamo quasi in chiusura, guardate queste fotografie eh, di, di Valentino Rossi. Di, 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 sicuramente che ripartono da, da quando era ancora veramente un bambino. Oggi Valentino Rossi taglia un traguardo importante, compie 42 anni, ancora ragazzo nella vita, decano chiaramente dei Centauri in pista, quella che inizierà a breve con Petronas in un team tutto tavugliese con Franco Morbidelli, sarà la sua 26esima stagione nel Moto Mondiale dopo l'anno Sorribilis del 2020 a caccia del 200 podio e con il sogno sempre vivo del decimo titolo mondiale, perché Valentino è rimasto ferma a 9, insomma, ma comunque felice compleanno a Valentino Rossi, così come eh, festeggiamo. Anche, eh, lo ricorderà il resto del Carino lo vedremo tra poco mentre da Senigallia estate stabilimenti a caccia di personale numerosi quelli che si presenteranno con una nuova veste resta fermo il settore alberghiero con poca ricerca di addetti a eh, Trecastelli invece allevamento bloccato 900 cani da sfamare continua la raccolta fondi grazie alla quale sono iniziate ad arrivare cariche di crocchette per animali pronto soccorso solo due medici in prestito sempre da Senigallia i chirurghi sono arrivati da Fabriano Iesi per un mese, soltanto tutto in attesa del concorso che dovrebbe svolgersi entro febbraio. Sotto invece un malore, un malore in strada, un anziano salvato da una ragazza e dalla eh, polizia. E mentre ecco la fotografia e la pagina del quotidiano sportivo, auguri vale 40 giri, 42 giri da urlo, Rossi festeggia e si prepara al Mondiale eh, sognando il decimo titolo. Poi c'è il calcio a eh, pagina 6 eh, del, dell'inserto sportivo del resto del Carlino. Il calcio per dirvi che il Cesena che dovrà affrontare l'Alma Juventus Fano è un po' un Cesena zoppato, convalescente, sicuramente nel Mirino del Fano, perché domani alle 15 al Mancini bianconeri non si allenano da due settimane per il Covid. In porta addirittura c'è un diciottenne della primavera che è Bizzini. Quindi non dovrebbe essere difficile, per il fano, eh, per il fano eh, vincere e quindi guadagnare. Eh, punti importanti, mentre anche la seconda categoria si arrende al virus tra i dilettanti del volley, ieri assemblea della società, così non si eh, gioca. E noi invece siamo arrivati al termine di questa eh, rassegna stampa. Grazie per averci seguito. Buona giornata a tutti e appuntamento questa sera alle 20:30 con occhio alla notizia.